Ciao a tutti, è una bellissima giornata nel deserto di Atacama, come quasi tutti i giorni. Mi trovo nel mio posto segreto, che poi più tanto segreto non è, di osservazione, pronto per una notte straordinaria sotto le stelle, osservandole e soprattutto fotografandole. Questa sera vi mostro come si fa la preparazione del proprio setup per una sessione di fotografia astronomica. Quindi incominceremo con il montaggio e poi la regolazione del telescopio e della camera di ripresa, aspettando poi la notte per sfruttare in pieno tutta la bellezza del nostro straordinario cielo del deserto di Atacama. Adesso io vi darò qualche consiglio, mi vedrete all'opera, vi darò anche qualche piccolo trucco e piccolo segreto per far sì che le operazioni di preparazione, che sono di solito un po' tediose e ricche di imprevisti, siano più veloci e più efficienti, proprio per perdere meno tempo, per minimizzare la possibilità di un imprevisto. Vedrete che con qualche piccola accortezza riusciremo a fare tutto velocemente e senza grossi problemi. Poi l'imprevisto è sempre dietro le porte, però anche qua dovremo un po' mettere le mani avanti per evitare che un piccolo imprevisto possa distruggere tutta la notte di osservazioni, soprattutto se noi dobbiamo uscire e farci diversi chilometri nel deserto o in campagna o in montagna, peggio ancora. Quindi io vi faccio vedere il tramonto del sole, c'è un po' di vento, ma il vento si placherà tra poco. La cosa più importante è proprio arrivare in tempo, arrivare prima che faccia notte, perché le operazioni da fare sono abbastanza delicate e farle con la luce del sole è assolutamente importante, può fare la differenza tra un'operazione piacevole e invece un qualcosa che già ci fa arrabbiare ancora prima di iniziare, perché poi i problemi di solito arrivano dopo che abbiamo iniziato, quindi è meglio arrivare ben rilassati. Ho tutto nell'auto e quindi noi iniziamo le operazioni di montaggio. Il mio setup è un setup minimale e diciamo che ho poi economizzato su tutte quelle comodità che in realtà uno potrebbe avere. Per esempio, questa è una valigia che utilizzerò come tavolino. Il setup che sto utilizzando è un setup piuttosto economico, anzi direi che è proprio il setup più economico che noi possiamo permetterci per fare foto di buon livello. Come vedrete tra poco, la parte più costosa è la camera di ripresa, che ho dovuto comprare proprio da poco, perché prima utilizzavo una camera del 2008 pagata 700 euro. Quindi due batterie, le batterie sono molto importanti naturalmente se non abbiamo l'elettricità. Poi la prima cosa da fare è naturalmente estrarre il treppiede. Io utilizzo una montatura EQ5 su un treppiede molto più stabile di un EQ6, che adesso noi andiamo a montare naturalmente. Uno dei piccoli segreti è montare la montatura sempre nella stessa posizione. Cosa significa? Adesso lo vediamo. Estraiamo la montatura che ho qua. È una montatura un po' datata, come vedete, ai segni del tempo, ma finché il setup funziona non è necessario cambiarlo. Ecco, quando dico nella stessa posizione è che io monto la montatura sempre con l'asse polare puntato verso una delle gambe del treppiede, che poi è più o meno quello che sempre succede. Quindi montiamo la nostra amica EQ5, vedete, una prima serie vecchia, nera, però funziona. Un EQ5 è la montatura più o meno minima che ci garantisce la combinazione di stabilità e precisione di guida. Ci sarebbe anche un EQ3, però ho avuto esperienze poco piacevoli con l'EQ3. Diciamo che l'EQ5 è la minima montatura che ha una meccanica sufficientemente precisa per garantirci foto a lunga esposizione attraverso il telescopio senza patire troppi problemi. Quindi siamo pronti. Uno dei segreti, visto che noi montiamo di giorno e non sappiamo dove orientare il telescopio, è fare dei segni nel nostro luogo di osservazione affinché noi sappiamo già dove mettere il treppiede. E io sono nel deserto più secco del mondo, ho fatto semplicemente tre buchi circa 2 anni fa, e visto che qua non piove mai, i tre buchi sono ancora qui. Ho piazzato la montatura
qui, adesso ci sono naturalmente delle piccole accortezze, delle piccole regolazioni da fare, però già so che l'orientazione è più o meno corretta e lo sarà anche probabilmente la messa in bolla, che è una fase molto importante, non fondamentale, ma importante per velocizzare naturalmente il centraggio della stella polare per voi dell'emisfero nord e verso il polo sud celeste per noi dell'emisfero sud, che abbiamo molti problemi. Quindi il mio telescopio è già in bolla, è già orientato verso il sud, questo mi faciliterà molto le cose perché la stella polare del sud non esiste, una stella di magnitudine 5.5, ed è bene avere tutto già più o meno nella direzione, se no ci metteremo 15-20 minuti e forse anche di più per riuscire a fare lo stazionamento della montatura. Quindi montatura già in bolla, orientata verso il sud, naturalmente lo stazionamento preciso lo faremo di notte, adesso cominciamo a montare tutti i pezzi, l'asta contrappesi, anche questa vissuta è un'asta di un EQ3, vedete che ha una parte bianca che poco si intona con la montatura, almeno che non siete tifosi della Juventus. Contrappeso per il mio setup, già so che è sufficiente un peso da 5 kg che più o meno sarà in questa posizione. Quindi adesso mettiamo il telescopio. Un altro piccolo trucco per velocizzare le cose è che se noi abbiamo un telescopio dedicato esclusivamente alla fotografia, se possiamo lasciamo la camera di guida e la camera principale già montata. Questo ci risparmia molti problemi e visto che io già conosco il mio setup, la mia strumentazione, già so più o meno che in questa posizione il telescopio sarà più o meno bilanciato. Adesso mettiamo tutte le connessioni. Come vedete io utilizzo una ASI 2600MC, quindi a colori, e una guida fuori asse, e la camera di guida è una ASI 224 a colori. Preferisco la guida fuori asse perché mi evita il telescopio di guida con tutte le conseguenze nefaste del caso, specialmente le flessioni, il problema delle flessioni, il problema del peso aggiuntivo. Con la guida fuori asse, soprattutto adesso che ci sono le moderne camere planetarie, anche a colori, che sono molto sensibili, non ci sono mai problemi a trovare una stella di guida e quindi non vedo nessuna ragione per non utilizzare la guida fuori asse. Ok, adesso cominciamo a mettere su il groviglio infinito di cavi. Allora, cominciamo con la centralina del telescopio. Intanto il sole sta tramontando, quindi siamo perfettamente in tempo. Io utilizzo un vecchio sistema di puntamento chiamato DA2 della ditta Astromeccanica Made in Italy del 2003, ma di nuovo, se funziona, perché cambiarlo? Il sistema utilizza dei motori con delle pulegge che minimizzano i giochi degli ingranaggi. E adesso noi cominciamo a fare tutte le connessioni e purtroppo questo bel telescopio tanto elegante si trasformerà in una specie di albero di Natale. Allora, cominciamo a fare le connessioni del sistema di puntamento. Questa è una fase che naturalmente chi ha le moderne montature può non fare perché i cavi sui motori non ci vanno più. Il vento intanto si è calmato, qua ogni volta che tramonta il sole il vento si calma. Colleghiamo il cavo USB che poi andrà a collegarsi al computer per il sistema di puntamento automatico e infine il cavo di alimentazione. E colleghiamo direttamente alla batteria piccola, io utilizzo batterie diverse per setup differenti, quindi ho una batteria specifica per la motorizzazione, una batteria specifica per la camera di ripresa e un'altra batteria specifica per il computer. Facciamo il collegamento e vediamo se tutto funziona. Perfetto, il motore si è acceso, quindi abbiamo la montatura funzionante. Adesso, per fare bene le cose, vediamo se i motori girano. Perfetto, e quindi noi qua a livello di montatura siamo pronti. Adesso ci occupiamo della parte della camera CCD.
anzi della camera CMOS, la camera di ripresa. Io utilizzo una soluzione che forse non è proprio la più efficiente. Visto che la camera ha bisogno di un'alimentazione a 12 volte, potrei attaccarmi alla batteria, ma per ragioni personali e anche un po' di sicurezza, io preferisco passare per un inverter e poi collegare all'inverter che esce a 220 l'alimentatore della camera. Non è la cosa più efficiente, però comunque questo mi garantisce sempre una notte abbondante di riprese e non ho mai riscontrato problemi. Quello che naturalmente io sto facendo deriva dalla mia esperienza, ma non è legge. Ognuno naturalmente, mano a mano che fa esperienza, può fare le regolazioni che più preferisce. Questa è solo un'indicazione che io, che a partire ormai dalla mia routine, non è detto che sia la migliore, ma per me funziona e soprattutto mi rende facile la vita. Quindi prendiamo il cavo di alimentazione della camera di ripresa e adesso ci divertiamo ad addobbare come un albero di Natale il nostro povero telescopio. Allora, questo lo mettiamo qui, collegamento corrente della camera di ripresa e alimentazione, perfetto. Cavo di autoguida della camera di guida è fondamentale. Uno dei segreti, come vi dicevo, vi accennavo prima, è cercare nei limiti del possibile di avere un sistema ridondante. Non dico di avere due montature e due telescopi, ma magari, che ne so, due cavi autoguida, due cavi di alimentazione, magari due alimentatori, una batteria di riserva nel caso in cui dovesse fallire un componente. Noi abbiamo il backup. E una cosa altrettanto fondamentale è avere una piccola cassettina degli attrezzi fondamentali, come chiave a brucola, una pinza, un cacciavite e, la cosa più importante, del nastro telato, affinché i piccoli imprevisti che possono succedere possano venire risolti. Non lo so, si è allentata una vite, ho dimenticato il peso a casa, cosa si fa? Se uno dimentica il peso a casa non è che si rinuncia, si prende il nastro telato, una roccia, si avvolge il nastro telato attorno alla roccia e si costruisce un contrappeso di fortuna. Bisogna sempre essere pronti agli imprevisti, perché fanno parte del gioco. Allora, l'alimentazione l'abbiamo, naturalmente adesso manca tutta la parte di collegamento al computer. Qui ci siamo. Io, per esempio, i cavi di collegamento tra camera e computer ne ho sempre almeno uno o due di riserva nel caso che dovessi avere problemi. Mi raccomando, se avete bisogno di un hub USB, prendetene sempre un paio con voi, perché di solito il componente elettronico che più dà problemi è proprio l'hub. Ok, ecco che l'albero di Natale si abbellisce. Poi naturalmente noi ci prenderemo cura anche più o meno dei cavi. Come potete vedere, io ho scelto l'orientazione del tubo del telescopio, che è un telescopio Newton, in questa configurazione. Molte persone lo preferiscono con la camera verso il basso, questo consente di fare un bilanciamento migliore. Il problema è che questo telescopio non ha un focheggiatore tanto robusto, e se io lo mettessi proprio giù a 90 gradi c'è il rischio molto concreto che slitta, e quindi devo metterlo un po' inclinato, né perfettamente in alto né perfettamente in basso. Questo mi causerà qualche problema di bilanciamento, ma poi vedremo come risolverlo. Il telescopio è un Newton da 130 mm, entry level praticamente, è uno Skywatcher in realtà, un PDS che è ottimizzato per la fotografia. Newton entry level di questo diametro, tipo il Celestron Astromaster, non sono indicati per la fotografia, perché proprio non riescono ad andare a fuoco, al fuoco diretto. Questo è ottimizzato per la fotografia, quindi non ho nessun problema. Qua, oltre alla guida fuori asse, ho anche il correttore di coma, che è fondamentale perché la camera che utilizzo per la ripresa ha un sensore di grandi dimensioni, un APS, APS-C, e questo significa che se non utilizzassi il correttore di coma avrei delle stelle orribili
poco fuori il centro del campo e quindi sarebbe inutile utilizzare un sensore di tali dimensioni. Ok, allora i cavi qua sono tutti sistemati, quindi noi li agganciamo qua, va bene meglio nel telescopio. Adesso ci dobbiamo occupare del bilanciamento. Io più o meno già so che il mio telescopio sarà bilanciato. Togliamo il tappo, naturalmente, configurazione di ripresa. Bilanciamento in ascensione retta è ottimo, come vedete, perché io già sapevo, bisogna sempre conoscere il proprio strumento. Bilanciamento in declinazione con i telescopi Newton è un po' complicato. Il segreto è bilanciare nell'area di cielo in cui io vorrò fotografare. Io questa sera vorrò fotografare nella zona della corona australe, che qua ad Atacama parte quasi dallo zenith e poi va tramontando. Quindi la zona in cui io fotograferò è più o meno da qui in giù, con più o meno la parte media a questa altezza. E io bilancerò il telescopio proprio affinché in questa posizione l'asse di declinazione sia in equilibrio. E come vedete ci siamo perfettamente. Naturalmente in altre posizioni non sarò bilanciato, questo significa che se dovrò cambiare soggetto nel corso della serata, o cambio bilanciamento, o prima di mettere mano al telescopio, soprattutto di notte, proverò a fare comunque una sessione fotografica sbilanciato. Poi nel caso in cui il sistema di guida non dovesse funzionare, metterò mano al bilanciamento. Ricordatevi che è meglio, soprattutto di notte, non toccare niente finché non è necessario. Ok, rimettiamo il telescopio in posizione di parcheggio. Adesso ci occupiamo della parte informatica, perché manca la parte informatica. Io utilizzo un semplice tablet. È un tablet con Windows che ho trovato su Amazon, circa 250 euro, e mi permette di avere le connessioni e la comodità di Windows, compresa tastiera e mouse. Durante poi la sessione fotografica mi collegherò con il telefono attraverso un'applicazione di desktop remoto come VNC al computer e quindi potrò manovrare tutto il computer, compreso GoTo, camera di ripresa e camera di guida, dal mio telefono, dal mio tablet, comodamente seduto in macchina o facendo altre cose, magari mangiando, per esempio. Ok, intanto vedete che si sta facendo notte, quindi bisogna sbrigarci, ma siamo quasi pronti. L'ultima cosa che manca è l'hub USB a cui io collegherò tutte le nostre belle periferiche. E quali sono le nostre periferiche? Sono la montatura, camera di guida e naturalmente la camera di ripresa. Eccoci qua. Ci sarà da sistemare un po' i cavi, come vedete è sempre un piccolo problema, però questo si risolve perché, ricordiamoci, io fotograferò più o meno a questa posizione media, i cavi qua sono a posto. Quindi adesso noi accendiamo il nostro computer, accendiamo l'inverter, la camera adesso si accenderà tutto, speriamo. Questa è la parte un po' più delicata. Io gestisco la camera con Asi Studio, ci sono molti altri programmi che possono fare al caso nostro, ma per adesso questo sembra funzionare. Accendo il raffreddamento che metto a 10 gradi sotto lo zero, la camera si è accesa e adesso la camera si sta raffreddando. Quindi direi che per adesso siamo praticamente pronti. Quando la camera si sarà raffreddata potremo approfittarne per fare qualche libreria di dark frame o già per fare i nostri amici flat field. Ricordatevi che i flat field sono molto importanti. Il fatto che io utilizzo sempre la stessa configurazione, non smonto mai la camera, anche se dovessi sacrificare un po' l'inquadratura di un soggetto, io non giro mai la camera. Questo mi consente non solo di risparmiare tempo, ma anche di avere un sistema di backup, come dicevo prima, di flat. Se per qualche ragione in una sessione
di ripresa non riesco a fare dei flat, non vengono bene o semplicemente mi dimentico, potrò utilizzare in caso di emergenza i flat fatti nella sessione precedente, perché comunque l'orientazione sarà la stessa e il fuoco sarà lo stesso. Non è proprio la cosa più indicata, però in mancanza di altro è meglio qualcosa che niente. Ok, direi che tutto sembra funzionare. Bisogna solo aspettare che la camera si raffreddi la notte, perché finché non è notte fonda io purtroppo non posso stazionare la montatura con precisione al polo sud celeste. Però questi sono i passi da seguire per arrivare ad avere un setup, una strumentazione pronta per le nostre meravigliose avventure fotografiche, con la speranza che poi durante la notte non ci siano troppi inconvenienti. Direi che siamo pronti. Un'ultima accortezza. Forse vi siete chiesti, o ve lo chiedo io, perché ho la macchina così vicino al telescopio? Sono veramente tanto pigro che voglio guardare il telescopio dal finestrino? No, c'è un motivo. Qua di notte c'è sempre un piccolo venticello che si alza da quella direzione, esattamente dalla direzione in cui si trova la macchina rispetto al telescopio. Questo significa che con un po' di vento la guida potrebbe non essere tanto stabile. Allora, con la macchina vicina e magari una delle valigie che ho in auto messa sul tettuccio della macchina, io mi garantisco che al telescopio non arriverà neanche un piccolo alito di vento. Bisogna conoscere il luogo di osservazione, meglio avere uno, due, massimo tre luoghi di osservazione con cui siamo familiari per capire anche le condizioni atmosferiche che ci consentono di risparmiare tempo, risparmiare energie e goderci una notte di osservazione, perché tutto questo noi lo facciamo per divertimento ed è scontato, anche se purtroppo non succede spesso, che noi durante la notte, anche di sessione fotografica, dobbiamo principalmente divertirci e non arrabbiarci. Ed è per questo che bisogna prendere qualche piccolo accorgimento, piccolo ma fondamentale. Bene, è quasi notte, io adesso vado a mangiare. Per adesso vi saluto, se avete consigli, commenti, critiche, sono ben accette. Io vi auguro cieli sereni e ci vediamo presto.